nel post partita di Spazio Arena ante Scamogli, presidente Bologna, con Matteo Antonucci per commentare questa sconfitta dei bianconeri che perdono 7-3. Insomma, era una gara importante, per certi aspetti decisiva. Per i primi due tempi ce la siamo giocata alla pari, prima frazione soprattutto molto bene, poi qualcosa non ha funzionato soprattutto in attacco. Siamo andati molto male in attacco e parlano i numeri, infatti fare 3 gol comunque con tante espulsioni a favore vuol dire che c'è qualcosa che non va, e secondo me si è sentita tanto la mancanza di Cocchi, che era espulso al centro, perché abbiamo avuto un po' di difficoltà anche a schierarci, a giocare bene. E poi bravi gli avversari, perché sono stati sicuramente bravi, noi abbiamo lottato e dato tutto dall'inizio alla fine. La squadra se l'è giocata sempre contro tutti alla pari, anche nelle sconfitte nella prima parte di stagione. Dopo la sosta che ci vedeva reduci da 5 vittorie consecutive, qualche cosa è cambiato, e forse è arrivata nel momento sbagliato questa sosta. Sì, ora io non direi che qualche cosa è cambiato, perché sarebbe brutto che a metà campionato così dire qualcosa è cambiato. Noi secondo me ci abbiamo creduto e oggi abbiamo lottato dall'inizio alla fine. Questa sosta sicuramente ci ha fatto male, però non vorrei dire che è colpa della sosta. Alla Vaglia abbiamo sbagliato partita e oggi abbiamo lottato e giocato, ma non siamo riusciti a imporci. Adesso, anche visto quello che è maturato sulle altre vasche, non sarà facile, però c'è una calottina da onorare, un campionato da portare a termine, e poi nello sport non si sa mai. No, infatti non è ancora detta l'ultima parola, almeno poi non so i conti fatti, però vabbè, probabilmente i nostri playoff sono compromessi. Noi comunque giocheremo fino all'ultima partita impegnandoci, lottando e cercando anche di divertirci, ora che magari avremo anche un po' meno di pressione addosso, però onoriamo il campionato fino alla fine, anche per i nostri tifosi che sempre ci seguono e sempre ci danno sostegno. Grazie a Matteo Antonucci. Ciao Nico, grazie. Ciao, ciao.